È stata una bellissima serata, oltretutto per la prima volta in presenza nella Sala Cultura, ritorniamo con tanta bella gente, ma soprattutto per presentare un bel libro, oltre ad ascoltare veramente degli interventi di alto spessore culturale, in primis quello del professor Longobardi, ma anche quello di Edoardo Scorti e anche degli altri che poi si sono susseguiti. Si è parlato molto di parole, si è parlato certamente di quello che dobbiamo, è il valore che dobbiamo dare alle parole, insieme al valore che dobbiamo dare alle parole, il significato di che cosa significa anche stare insieme e come vivere il futuro. Quel futuro che, come la relazione si intravedeva e diceva il professor Longobardi, non possiamo immaginare un futuro se non guardiamo al passato. E nel guardare il passato dobbiamo assolutamente anche tener conto di quelle che sono le nostre origini, di quelli che sono gli insegnamenti che abbiamo avuto nel passato. Per me è stata una serata veramente all'insegna, oltre che della cultura, ma di quei valori che la banca cerca in tutti i modi di predicare quotidianamente. E i valori dell'amicizia, i valori della cultura stessa, ma tanti, tanti valori che credo che ci sia bisogno di riscoprire. E lo facciamo proprio partendo questa sera con una serie di appuntamenti, e credo che l'appuntamento con Lorenzo Peluso stasera sia stato importante. Un valore ricco di significato, un valore che tutti gli ospiti che lo hanno trattato stasera hanno dato un'importanza assoluta. Lo leggeremo, chi non l'ha letto, con attenzione. La banca stasera ha voluto offrire a tutti i presenti una copia autografata da Lorenzo, proprio per dare la possibilità a ciascuno di noi di cominciare a riprendere quello che è stato un cammino che avevamo abbandonato. È un momento questo per riscoprire, riconoscere attraverso un confronto e una dialettica che io ritengo necessaria, che ci debba essere nella nostra società, dell'uso e del significato delle parole che abbiamo smarrito nel tempo. Un po' per il linguaggio che si è modificato negli ultimi anni, grazie naturalmente alle tecnologie, alle nuove tecnologie soprattutto, e alle applicazioni che i nostri giovani soprattutto fanno delle nuove tecnologie attraverso la comunicazione, che è diventata sintetica, è diventata per certi versi anche abbastanza fredda, senza quell'emozionalità che invece le parole per loro natura e per la loro storia raccontano. E allora ho avvertito io personalmente l'esigenza di rianalizzare parole che non utilizziamo più e per certi versi di rianalizzare parole che invece usiamo anche troppo spesso, ma di andare un po' più a fondo nell'anima delle parole per capire qual è il significato vero delle stesse parole, che spesso non è quello che poi alla fine, come dire, facciamo trasparire attraverso la comunicazione verbale o anche scritta che facciamo. E quindi è un esercizio questo, dell'anima, ma anche del mestiere, se vogliamo, per provare a prendere possesso di nuovo dell'uso della parola, utilizzandone il significato profondo che ogni parola nasconde, ogni parola cerca di raccontare inevitabilmente. Ed è questo, 29 parole, 30 storie. Per renderlo forse anche più semplice agli occhi del lettore, ho provato ad associare ad ogni parola una storia, per far comprendere a me stesso innanzitutto, prima che agli altri, quando poi quella parola, nel momento in cui viene usata nel modo giusto, diventa il cuore stesso di una storia che noi raccontiamo. Lei ha anche contestualizzato un po' alcune di queste parole, riportandole proprio a quelle che sono le esperienze di un territorio, vero? Sì, assolutamente sì, ma l'ho fatto perché chi fa il nostro mestiere deve raccontare i fatti che conosce, i fatti che. E quindi ho approfittato, diciamo, di quel bagaglio professionale che si è costruito negli anni del nostro mestiere per andare a rivisitare i miei taccuini di appunti e quindi ricercare tante vicende che abbiamo narrato e raccontato dal punto di vista giornalistico, ma che evidentemente nascondono anche altre sfumature di storie che non sono state narrate nel modo giusto attraverso l'utilizzo delle parole. E quindi ad ogni parola ho associato delle storie anche del territorio, storie di migrazioni, storie di successo, storie di democrazia negata, come quella ad esempio della chiusura del Tribunale di Sala Consilina, ma anche storie personali che appartengono alla mia persona o alla mia famiglia e quindi con dei pensieri profondi legati alla crescita che ognuno di noi, insomma, deve fare, nel momento in cui viene al mondo. Ecco.